sono molto felice di collegarmi da Roma con Ferzan Opstetek. L'ho detto giusto, Ferzan? Sono stata... Sì. Ci sono riuscita. Ciao Ferzan! Ciao. Come stai? Bene, abbastanza bene, insomma, abbastanza bene. Noi stiamo bene, sì. Siamo chiusi da 50 giorni oggi, sì. Siamo chiusi a casa, e... però insomma, bene, speriamo questo momento, poi rideremo, scherzeremo questi giorni. Ci rifaremo. Allora, è inutile parlare dei tuoi successi, dei tuoi film. De Fortuna ha avuto un successo strepitoso, sei un regista molto amato e tutto quello che tocchi diventa oro. E sono molto felice di averti in collegamento. Tu non volevi, ma hai fatto un po' di resistenza perché sei una persona molto riservata. Però io ho insistito molto e penso veramente che ne valga la pena averti qui oggi, Ferzan, perché tu hai avuto l'idea di un'iniziativa molto bella, molto nobile, molto importante, che spero veramente che possa avere un seguito e anche una conclusione, come vuoi tu, ma non soltanto tu, perché tu sei riuscito attraverso la tua voce, i tuoi messaggi, i nostri messaggi sui social, su Instagram, ad arrivare in profondità. Ci sono già tante adesioni, tantissimi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che sono con te. Io vorrei che fossi tu a parlare di questa bellissima idea. No, l'idea mi è venuta partecipavo al programma di Mista Merlino per una cosa della spesa sospesa e mi è venuta questa idea ho detto tra 10 anni, perché questo che viviamo è una terza guerra mondiale e quelli della seconda guerra mondiale parlano di quello che hanno fatto, oppure noi magari tra 10 anni dei bambini, delle persone che non hanno vissuto questo periodo cosa chiederanno. Infatti noi dobbiamo avere anche la coscienza di pensare quello che facciamo oggi per gli altri. Io ho scoperto un'Italia completamente altruista, cioè ha un lato positivo anche questo virus, perché ci ha unito tutti, ci ha fatto diventare altruisti, ci ha fatto diventare pensare ad altro. Sono partiti 2 miei amici medici su al nord, e addirittura il marito della mia agente che era in pensione, un medico, è andato su e questa cosa mi ha fatto pensare molto di queste persone. Noi tra 10 anni cosa diremo, che cosa hanno fatto? Allora mi è venuto in mente di fare come la festa della mamma, la festa della donna, fare la festa dei camici bianchi, cioè dai portantini ai medici, agli infermieri, tutte queste persone che rischiano tutti i giorni. Allora magari tra 10, 15, 20 anni diremo, quando festeggeremo la festa dei camici bianchi, e parleremo di queste giornate. E dobbiamo anche avere la coscienza, io devo ringraziare Gaetano Blandini, a Mogol, a Luciano Letizietto, a Mirta Merlino, insomma parecchie persone che mi hanno, soprattutto Gaetano Blandini, la CIA e Mogol, che mi hanno appoggiato alla grande, e sono molto felice di questo, e tutte le persone che hanno firmato e mi hanno sostenuto. Roberta Armani, per esempio, ha chiamato qualsiasi persona che poteva chiamare per appoggiare questo progetto, e sono molto felice. Noi dobbiamo però pensare di fare questa cosa, poi pensare anche che in un domani, quando ne parleremo di questa giornata, perché ne usciremo fuori di questo incubo, di questa situazione, ne riparleremo e penseremo anche a quelle che abbiamo fatto per gli altri, per quelli che hanno bisogno. Ci sono moltissime persone che veramente sono messe in difficoltà, quelle che parlava Elena Sofia Ricci prima, Elena, e che è verissimo, ci sono molti lavoratori del cinema, quelli che invisibili,
ma sono anche invisibili tante, tante altre persone che facevano dei lavori che non erano magari segnati e non possono fare, certo, non possono, certo, lavorare e non sanno come andare avanti. Certo. Queste sono le cose molto importanti. Noi dobbiamo avere la coscienza tra 5 anni, 3 anni, quando diremo noi abbiamo fatto questo, come quelli della Seconda Guerra Mondiale che hanno fatto per gli ebrei, noi dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto per gli altri. E io sono da una parte diventato molto, mi sento molto parte di un'Italia altruista, di un'Italia, ho quasi un orgoglio, no quasi, sono orgoglioso di vivere in Italia, di essere italiano, di rappresentare il cinema italiano, tutta l'Italia. E sto parlando un po' troppo. No, ma è molto bello quello che stai dicendo. Non abbiamo detto il giorno, però, la festa dei camici bianchi, 20 allora, febbraio. Perché? Perché 20 perché febbraio? 20 febbraio, parlando con Luciano Littizietto, e lei mi diceva, ma il 20 febbraio una dottoressa, un medico, che ha con la sua decisione, prendendo la responsabilità lei, ha fatto il primo tampone. E quello è stato la scoperta del coronavirus nel nostro paese. Questo è stato l'inizio di tutto. Quindi ogni 20 febbraio mi piacerebbe molto festeggiare, fare la festa dei camici bianchi, che sono infermieri, medici, portantini, tutti quelli che rischiano tutti i giorni. Anche normalmente dobbiamo festeggiarli. Questa è una buona occasione per ringraziarli, insomma, questo è il pensiero. È un progetto molto bello, Ferzan, questo qua, e sono sicura che arriverà a buon fine. A chi bisogna chiederlo per avere questo 20 febbraio, la giornata per non dimenticare, a parte che non dimenticheremo mai, ma proprio negli anni, a chi dobbiamo chiedere per avere questo 20 febbraio? E lo sta facendo la CIA, che si muove, Mogol, okay. E hanno fatto una domanda al Presidente della Repubblica e al Senato per far diventare insomma, una legge che sia la festa dei camici bianchi. Questo, e poi insomma, io dico di camici bianchi, ma dobbiamo essere sempre a pensare quelli che sono in questo momento in difficoltà. Dobbiamo cercare di aiutare, dobbiamo cercare di trovare soluzioni. Io sono da una parte molto infelice per la situazione, ma sono anche molto felice di aver scoperto un paese pazzesco che di nuovo si è unito in un modo molto forte. Cioè è molto molto importante il sentimento che abbiamo oggi, ora. Grande unità e grande solidarietà, Ferzan. Esatto, è esatto. Un grande paese il nostro e lo stiamo dimostrando. Assolutamente, che io che non sono nato qui, ma da 43 anni che ho scelto di vivere e vorrei vivere il resto della mia vita qui, non mi sono mai sentito così parte dell'Italia come in questo periodo. E il popolo italiano ti ha abbracciato in maniera simbolica per la tua arte, per la tua sensibilità, per il tuo essere un artista, per essere un uomo che ha dato tanto anche, che dà tanto al cinema italiano, Ferzan. E anche questa iniziativa che ti è partita dal cuore, perché tu mi hai mandato dei messaggi qualche giorno fa, dimostra la persona meravigliosa che sei tu. Grazie, grazie, grazie di cuore. A presto, Ferzan. A presto. A prestissimo, ciao. Grazie, grazie. Grazie. E adesso